Presidente, per Natale si è tutti più buoni, il Teramo lo è anche nei fatti, perché dall'iniziativa che avete presentato per in vista delle festività del 25 dicembre. Beh, non è che vogliamo essere più buoni, noi cerchiamo di esserlo sempre, che però vogliamo riconoscere a chi ha più bisogno di noi un aiuto concreto e abbiamo deciso di dare quest'anno in beneficenza piuttosto che rivolgersi ai nostri associati, ai nostri sponsor, ai nostri calciatori con il classico cadeau natalizio, dare un contributo materiale a queste due associazioni che sono a Teramo e che svolgono veramente un compito pregevole, cioè quello di assistere i più bisognosi con delle mense, con dei pasti caldi quotidiani, dando un contributo di un euro per ogni spettatore che interverrà nelle ultime tre partite, compresi gli inclusi gli abbonamenti, alle partite della Ternana, della Regina e del Catania. Quindi maggiore sarà l'affluenza a queste partite, maggiore sarà il contributo che la Teramo Calcio potrà donare, non versare, a queste due associazioni che, ricordo, sono la Caritas e l'associazione Alma Paucis. Quindi io invito tutti a partecipare, sapendo che comunque venire a vedere la partita, oltre che un momento bello e intenso, visto anche il buon momento che la squadra sta vivendo, oltre ad assistere a un bello spettacolo, sappiamo di poter contribuire a far sì che queste persone possano allietare un po' meglio anche il loro Natale. Vi siete dati un obiettivo, lei internamente, che obiettivo si dà? Ma no, guarda, gli obiettivi non ce li diamo, anzi qui speriamo che siano gli altri a stupirci, perché più interverranno e maggiore sarà il contributo che potremo donare a queste associazioni, quindi speriamo che ci saranno migliaia e migliaia di spettatori in queste tre partite.